Buon pomeriggio a tutti, sono Rita della libreria Il Pianeta Arcobaleno e sono qui oggi con Stefano Conti. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, noi siamo qui oggi per presentarvi il suo ultimo libro che si chiama Seguimi se vuoi, edito da Affinità Elettive. Per entrare subito nell'atmosfera del libro, chiedo a Stefano di fare una lettura di qualche pagina così per darci un'idea. Va bene, molto volentieri. Il libro è un giallo, ma dentro c'è anche una storia d'amore, c'è anche molta ironia. E quindi il brano che vi voglio leggere è un brano allegro, divertente. Siamo in un periodo già difficile, quindi preferisco una lettura, spero che vi diverta. E, a un certo punto, non vi sto a raccontare cosa succede nel libro, il protagonista Francesco Speri si ritrova in carcere, accusato ingiustamente. E entra un compagno di cella un po' strano. I secondini aprono le sballe e fanno entrare un tipo magro e rinsecchito, all'aria del fumatore incallito. Per fortuna in prigione non si può fumare, almeno spero. Lui perlustra tutta la stanza, entra in bagno per uscirne subito dopo, poi si siede sul mio letto e mette la sua faccia a 20 centimetri dalla mia. Sono già pronto a dargli tutti i soldi, se li avessi con me. All'improvviso lui mi domanda: sa quanto ci mette Urano a completare un'orbita intorno al Sole? Non è un ladro, è solo esaurito, deduco, ma non rispondo. Lui continua: 84 anni e 4 giorni. Sa che è morto mio padre? 84 anni e 4 giorni. Solo quando mi sono liberato di lui, la mia energia vitale è uscita. Così sono diventato un artista. Mi chiamo Marcello, ma può chiamarmi Vincent. Sa che, secondo il mio maestro esoterico, io sono la reincarnazione di Vincent Cassel? Domando. Quello mica è morto, del grande Van Gogh. I miei quadri non hanno ancora le sue quotazioni, ma dato che io sono lui, le avranno, di certo. Le voglio rivelare una cosa, si avvicini. Lui mi guarda con due occhi spiritati. Quando inizierà la guerra civile in Italia? Che non accada mai, lo interrompo. No, verrà! E quando verrà, io diventerò un pittore famoso. La vedo scettico. No, è la mia espressione naturale. Ho ragione io. La ragione va sempre data a chi ce l'ha. Picasso avrebbe continuato a dipingere quadretti a pochi franchi delle vie di Parigi se non fosse arrivata la guerra civile. Marcello sembra seguire una logica insita solo nella sua testa. Dopo il bombardamento ha dipinto Guernica ed è diventato famoso. Quadri successivi li vendette a cifre stratosferiche. Tempo 5 anni ci sarà nella nostra patria una guerra civile e tempo 10 anni sarò tra gli artisti più pagati al mondo. Glielo auguro, spero però non ci sarà bisogno di una guerra. Lui si avvicina ancora di più. Sa perché sono qui? Io sono bipolare. Ma no, dico i bipolari fuori di testa. Io sono creativo. Prendere farmaci, chiedo preoccupato. Sono qui per quello. Ho smesso di assumere quella robaccia e ho lasciato libera la mia ispirazione artistica. Le pillole a volte servono, caro Marcello. Quando sarò un artista famoso, nessuno mi dirà più di prendere le medicine. Finché qui le prenda, mi dia retta. Cosa ho fatto? Sono stato arrestato nella cattedrale di Spalato. È stato solo un malinteso. È presente quando i maiali si rotolano felici nel fango? Volevo anch'io assaporare qualcosa di quel luogo mistico e insieme dare una parte di me. Mi sono semplicemente rotolato nudo ai piedi dell'altare maggiore. Nudo, in chiesa, davanti alla gente. Quando l'ha fatto San Francesco nessuno ha avuto niente da dire. Mi viene da pensare ad Achille Lauro, all'ultimo Sanremo, quando si tolse il mantello, rimase praticamente nudo. Disse che si era ispirato al famoso affresco di Giotto raffigurante proprio San Francesco. Noi ci incontreremo tra 10 anni in Svizzera. Io sarò un pittore celebre e lei sarà, se posso scegliere, uno scrittore. Bene, lei sarà uno scrittore di bestseller venduti in tutto il mondo. È più facile che lei, Marcello, diventi famoso. Ma d'accordo, ci vediamo a Zurigo nel 2030, anno più, anno meno.
Il curioso figuro sembra soddisfatto. Si arrampica sul letto di sopra e si raggomitola su se stesso. Sembra dormire. Poi all'improvviso esclama: sì, io sono un bipolare, ma un bipolare genio. Ecco, questo è un estratto un po' originale tratto da. Grazie mille per questa lettura che fa capire quanto questo libro sia interessante ma anche divertente. E infatti si tratta di un giallo pieno di misteri e enigmi da risolvere, e però è su basi storiche, perché il protagonista Francesco Speri va ad indagare su dei misteri da risolvere che sono su basi storiche, insomma. E quindi ti chiedo, tu che sei docente universitario, che hai scritto vari saggi storici, che cosa ti ha portato a scrivere romanzi di questo genere? Come hai detto giustamente, io in passato ho scritto vari saggi storici di storia romana, ho sempre insegnato storia romana e filosofia latina all'università, per me sono materie bellissime, interessantissime, probabilmente non tutto il resto del mondo la vede nella stessa maniera, la storia non è sempre molto amata, quella antica anche un po' di meno perché la vediamo lontana. E io volevo in qualche maniera farla sentire vicina, coinvolgere, appassionare alla storia. Anche un pubblico appunto di non addetti al settore. E da lì che è nata l'idea di scrivere romanzi. Il primo, Io sono l'imperatore, ora questo nuovo, Seguimi se vuoi, e l'idea alla base è la stessa, scrivere un giallo ambientato ai nostri giorni, perché appunto non sono romanzi storici, sono gialli dei nostri tempi, però nell'enigma, nel mistero che i protagonisti si trovano a cercare di risolvere, c'entra la storia, e c'entra la storia di varie epoche. Nel primo soprattutto quella romana e quella rinascimentale, inseguimi se vuoi, c'entra soprattutto l'epoca medievale e poi quella della Seconda Guerra Mondiale. E quindi ecco, l'idea era questa, riuscire a far venire delle curiosità, attrarre alla storia anche i giovani, i ragazzi, soprattutto. Infatti vorrei precisare che questo, Seguimi se vuoi, è il secondo libro che ha come protagonista Francesco Speri. Il primo è questo qui, Io sono l'imperatore. E a proposito del protagonista, ti chiedo, anche per chi è a casa e non ha ancora letto i suoi libri, ti chiedo di parlarci di lui e anche quanto c'è di tuo in questo protagonista, quanto ti somiglia. Tanto, veramente, volutamente. I due romanzi non sono, diciamo, il numero uno e il numero due, cioè sono completamente staccati, due vicende diverse, per cui si può iniziare leggendo Seguimi se vuoi e poi leggere il precedente senza nessun problema. Però volutamente il protagonista è lo stesso, quindi come fosse, siccome sono dei gialli, un nuovo Montalbano si trova invischiato in vicende completamente diverse. Il protagonista ci tenevo che fosse lo stesso perché è un protagonista un po' originale. Spesso chi scrive romanzi di questo tipo si immagina un protagonista che è, diciamo, tipo Indiana Jones, o se avete presente i romanzi di Dan Brown, un professore esperto di codici antichi, di iconografia religiosa. Io invece volevo che Francesco Speri fosse uno di loro, fosse una persona in cui ci si possa coinvolgere, sentire vicini. E lui in pratica è un ex collaboratore all'università che è appassionato di storia, che si trova poi superato nella carriera accademica da altri per meriti magari extra accademici e quindi alla fine abbandona il percorso universitario, la ricercatore e si ritrova a fare il cassiere in banca. Quindi a fare una cosa che non ama, in realtà assolutamente lontana da lui, e quindi quando gli viene data la possibilità di andare alla ricerca nel primo appunto del corpo dell'imperatore romano filosofo Giuliano, l'Aposta, nel secondo del Sacro Grado, lui è ben contento insomma di abbandonare la classica routine e di gettarsi in questa avventura. Però mi piaceva anche far vedere che poi, finito il fine settimana, il viaggio, eccetera,
Poi, tra un viaggio e l'altro, diciamo, lui deve ritornare in banca, trovarsi a fare con i colleghi. Quindi ecco, l'idea era proprio questa, cioè che fosse una persona comune in cui ognuno di noi rivede anche i propri problemi, perché Francesco ha il mutuo da pagare, ha un problema vivendo da solo, cioè ogni volta che deve fare un viaggio deve trovare qualcuno che gli tiene il gatto, insomma. Ha i suoi momenti di difficoltà. Tutti e due i romanzi sono scritti volutamente in prima persona, e Francesco Speri, che come una sorta di diario, ci racconta la sua vicenda. Un diario che in realtà è un diario di scavo, come quello che fanno gli archeologi. Quindi si entra nella vita di Francesco e negli scavi, cioè nelle ricerche che fa Francesco in giro per l'Italia e anche per il resto d'Europa. E io sì, sono molto vicino a Francesco, nel momento stesso che ho scritto il primo romanzo, volevo che specchiasse una persona reale, quindi mi sono ispirato alla persona che conoscevo meglio, e quindi in tutti i suoi pregi, anche in molti difetti, sicuramente ci sono io, e Francesco viaggia molto, come dicevo prima, per le sue ricerche, ma non vola, cioè o meglio, non ama andare in aereo, anche se qualche volta è costretto. Io viaggio tantissimo, almeno lo facevo prima di questo periodo assurdo, e spero di riprendere a farlo, ma non amo. In effetti, leggendolo, devo dire che viene spontaneo identificarsi in questo personaggio. E mi è piaciuto perché, nonostante la sua grande intelligenza e competenza a livello storico, infatti, lui è un docente universitario, anche se non ha mai avuto un incarico fisso, dopo abbandonato. Però, nonostante questa sua grande capacità, rimane sempre umile, una persona che, come tutti noi, che possiamo incontrare per strada tutti i giorni. Quindi questo rende molto facile identificarsi, con lui. Poi, lui, per varie vicende e soprattutto per la sua grandissima passione per la storia, si troverà coinvolto con, un'organizzazione neopagana, l'Hermetic Order of the Golden Dawn. E questo è raccontato nel primo libro, ma anche Inseguimi se vuoi, tra l'altro salta fuori un altro ordine, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, e c'è anche un po' l'Ordine dei Templari. E sono ordini o sette come organizzazioni che non mi aspettavo, diciamo, a volte si tendono a vedere lontane come facenti parte della storia, mentre qui diventano protagoniste di queste avventure che vive Francesco. E quindi ti chiedo, esistono davvero questi ordini e quanto sono diffuse in Italia e nel mondo? Ti ringrazio per la domanda, perché mi è capitato più di una volta che persone che hanno letto il libro si stupiscono appunto di quel racconto legato a questi ordini pagani o anche cristiani, e pensano che siano frutto della mia invenzione. Invece sono reali e tuttora esistenti. Il primo, The Hermetic Order of the Golden Dawn, in italiano Ordine Ermetico dell'Alba Dorata, è un'organizzazione pagana che è sorta in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento, e poi si è diffusa nel Novecento in tutto il mondo, ma soprattutto in Germania, in Francia, anche in Italia, e quindi esistono tuttora, hanno credenze che noi leghiamo al paganesimo, ma sarebbe più corretto dire alla religione tradizionale romana, la religio prisca. E stessa cosa dicasi per i templari sono molto più noti come ordine religioso che esisteva realmente in epoca medievale, però poi dal Settecento in poi, a cominciare dalla Francia, eccetera, si sono trovate delle organizzazioni che dicono di rilacciarsi direttamente a questo ordine, che è stato invece ufficialmente abolito nel 1312 con bolla papale. Quindi loro dicono che sono dei continuatori diretti dei pagani, che continuano a portare avanti le loro varie missioni.
In effetti a tutt'oggi esistono vari ordini, diremmo noi, neotemplari, o si chiamano templari, anche in Italia sono molto diffusi e conosciuti, per questo, ripeto, trovando il romanzo sembrano cose del passato, ma invece, come si diceva prima, i miei romanzi sono ambientati nei nostri giorni, perché a me capita, girando molto, di conoscere persone appunto che mi dicono sono templari o che sono pagani, perché appunto hanno un credo diverso e che è funzionale nel racconto, perché effettivamente Seguimi se vuoi inizia proprio con un professore che viene trovato ucciso o suicidato, non è chiaro, perché viene trovato diverso sul selciato, caduto dal terzo piano, e dietro a questa misteriosa morte c'è appunto l'ordine religioso che abbiamo definito il metodo dell'Alba Dorata, ma anche questo ordine militare costantiniano che accennavi tu, che pure esiste, e ha personaggi importanti che ne fanno parte, e sono entrambi questi ordini nel romanzo accomunati dalla ricerca del Sacro Graal, perché poi immagino che nel Sacro Graal ci sia incisa un'iscrizione che cambia la storia del cristianesimo. Non vi sto ora a dire quale iscrizione si tratta, insomma, si chiama la curiosità poi nel romanzo, però ecco, da lì parte, da questa morte misteriosa, questi ordini realmente esistenti che sono alla ricerca del Graal, parte il romanzo e parte anche il viaggio che ci sospetta. Infatti, sembra quasi, diciamo, per chi non è a conoscenza di questa realtà, sembra quasi di fare un salto nella storia. E comunque è bello perché è come se Francesco ci portasse con lui in un viaggio attraverso, l'Italia e vari posti anche in Europa e attraverso la storia. Intanto è bello scoprire tante cose che, non si sapeva. Questo credo che sia il bello dell'essere un giallo a base storica. E Sì, io legato ripeto, a... volevo solo dirti questa cosa del viaggio, ci tengo a sottolinearla perché sono molto legata al tema del viaggio. Ho scritto anche un saggio storico che si chiama proprio I viaggi nell'antichità, e il protagonista viaggia tanto effettivamente ai nostri giorni, ma come dicevi te è anche un viaggio nella storia, perché poi lui va in siti archeologici, in chiese medievali, in castelli nazisti, passando dal Portogallo alla Croazia, all'Italia, nel precedente andavo in Grecia e in Turchia, e io mi auguro che chi legge il romanzo in qualche maniera viaggi con Francesco nella storia e anche in vari luoghi leggendo il libro, ma che poi venga veramente la voglia di viaggiare, se ora ce lo permetteranno. E cioè, spesso mi è capitato in passato che persone leggendo il precedente romanzo di Sono l'imperatore poi sono andate a vedere i luoghi di cui parlo, e dire: ah, è vero, è proprio così, questo luogo a Eleusi, in Grecia o a Istanbul, eccetera. Quindi mi fa piacere l'idea che ho suscitato anche una curiosità maggiore, che le persone viaggino insieme ai miei romanzi alla ricerca di quello che fa. Infatti è una cosa che anche a me ha fatto venire voglia di vedere tutti i bellissimi posti che sono descritti nel libro e che ancora non conosco. Quindi per adesso che non possiamo muoverci è solo un viaggio leggendo, che comunque è bellissimo, però è anche un'occasione per conoscere posti nuovi e magari non sono sempre pubblicizzati, così conosciuti. Quindi è ottimo anche per questo. Legato a entrambi i libri, so che fai una specie di spettacolo, come uno spettacolo di teatro con degli attori. Vorrei che ci raccontassi, questa tua esperienza. Sì, è stata un'idea che è nata appunto con il precedente, no? Questo abbiamo accennato, Io sono l'imperatore, e che ora vorrei portare, se quest'estate sarà possibile, di nuovo in giro con Seguimi se vuoi. E cioè, come il libro Nella mia testa è un libro che dà spunti interessanti, come si diceva, di storia, di varie epoche, vari luoghi, eccetera, ma soprattutto un libro divertente, piacevole, anche comico, ironico, eccetera, volevo che anche l'incontro
non fosse un incontro o conferenza, ma fosse un qualcosa di piacevole e adatto anche ai bambini, a persone di tutte le età e conoscenze. E quindi ho immaginato appunto di andare a raccontare dietro le quinte, quello che c'è dietro a Seguimi se vuoi, no? Perché chiaramente mi baso su tutte ricerche reali durate anni, però voglio raccontare un po' appunto il backstage anche proprio della scrittura del libro e quindi lo faccio in una maniera originale, mostrando foto dei vari luoghi di cui si parla nel libro, faccio ascoltare dei brani musicali che hanno un senso in base al discorso che sto portando avanti, faccio vedere dei video e vengono con me appunto due interpreti teatrali che leggono dei brani per coinvolgere di più le persone nella vicenda. Ecco, questa cosa quando l'abbiamo fatta con Io sono l'imperatore ha avuto un grande successo, l'abbiamo fatta nelle biblioteche, nei musei, nelle piazze, nei teatri, nelle scuole, era molto bello andare nelle scuole, spero. Ma poi sarà di nuovo possibile, perché l'intento di coinvolgere i più giovani per me è importantissimo e ci credo molto. E quindi spero appunto quest'estate di ritornare all'aperto, nelle piazze, nei parchi, eccetera, a fare questo incontro originale intanto a Seguise qua. Infatti, a questo proposito, io non vedo l'ora di vederlo, questo spettacolo, e volevo dire che noi ci stiamo organizzando, sperando ovviamente che si possa fare evento in presenza, ma se si può, noi lo faremo qui a Spilamberto probabilmente. Poi continuate a seguirci così quando sapremo di preciso vi diremo anche le date, il posto e l'orario. E questa piccola presentazione online è solo un'anteprima per farvi un po' conoscere meglio i libri e farvi venire voglia di leggerli, ma vogliamo fare molto di più in presenza, perché è sicuramente uno spettacolo con degli attori è tutta un'altra cosa. Ed è davvero un'idea Io bellissima che hai avuto. non vedo l'ora di venire lì da voi. Ovviamente, se persone che ti seguono vogliono intanto venire da te in libreria e leggere i miei libri, meglio, saranno ancora più preparati per lo spettacolo, cioè saranno ancora più coinvolti nella cosa perché vado a raccontare quello che c'è dietro. Però sì, sarei proprio contento di poter fare questa cosa dal vivo e spero a breve. Sì, io ho in libreria entrambi i libri, quindi per chi interessa sono già disponibili. Poi ovviamente questa è una cosa ancora più bella perché speriamo e in questo modo è bello che utilizzare lo spettacolo per rendere più interessante un libro e magari avvicinare anche i ragazzi alla lettura, anche gente che normalmente non legge e non si interessa di storia, insomma. E poi ti chiedo anche che progetti hai per il futuro? C'è in programma un seguito di questi due libri o hai altri libri in mente? Allora, chi ha letto appunto sia Io sono l'imperatore che Seguimi se vuoi, si è appassionato ai protagonisti, perché poi noi abbiamo sempre parlato di Francesco Speri, ma c'è anche una protagonista femminile che si chiama Chiara Rigoni, con cui inizia un accenno, diciamo, di storia d'amore nel primo romanzo, poi Chiara scompare all'improvviso ed è anche il motivo per cui poi si dà il via al nuovo romanzo, perché a distanza di anni Chiara ricontatta Francesco e lo coinvolge in una nuova avventura, anche quello che sembrava assopito tra di loro rinasce. Quindi le persone sono curiose di vedere questa vicenda come va avanti. E per ora deluderò questa curiosità perché intanto mi fa piacere se le persone appunto leggono questi due romanzi, si appassionano sicuramente alla vicenda. Però non è mai nata come una trilogia, ripeto, sono romanzi staccati che non bisogna neanche per forza leggere nel seguito. Io ora sto scrivendo un nuovo libro che uscirà, credo, nel giro di 2 o 3 mesi, ma è di nuovo un saggio storico, perché ho questi 2 anni da scrittore, romanziere, ma anche appunto da storico, quindi ho scritto
saggio storico, e sto anche scrivendo un nuovo romanzo in cui però non ci sono più Chiara e Francesco, quindi per loro bisognerà aspettare un po'. Beh, speriamo di. Comunque mi fa piacere che ci sono altri libri in programma e speriamo di vedere presto anche un seguito di questi due romanzi di cui abbiamo parlato oggi. E, sì, poi hai detto bene che c'è anche una storia d'amore, anche quello è una di quelle cose che rende ancora più interessante e coinvolgente il romanzo, ovviamente. E infatti è una storia un po' complicata perché lei fa parte dell'ordine neopagano, ci sono tante, una trama molto intricata, tanti eventi, tante circostanze che rendono molto difficile vivere pienamente questa storia d'amore. Quindi si è lasciato un po', il punto interrogativo. Comunque, sono entrambi libri veramente molto belli che coinvolgono, si leggono benissimo, sono piacevolissimi da leggere, coinvolgono tanto. Io ti ringrazio, mi fa piacere. I miei libri si trovano, diciamo, in tutte le librerie in giro per l'Italia, però quando capita, come nel tuo caso, di un libraio che fa veramente bene il suo mestiere, quindi legge i libri, per me è importante perché poi li sa consigliare ai suoi clienti che conosce. Quindi sono molto contento che hai letto entrambi i romanzi e quindi spero che riuscirai a far sapere quello che hai appena detto ai clienti. Conoscere questi due libri. Certo, io li consiglio entrambi e poi una cosa importante che ti chiedo, tu hai un sito e delle pagine social, vorrei che per chi ha voglia di seguirti come autore, vedere tutte le novità, gli aggiornamenti, facci sapere tutte le pagine che hai. Sì, allora, innanzitutto ho un sito appunto internet che è www.stefanoconti.org, mi raccomando, stefanoconti.org, e lì si trovano tutti i miei libri, si possono acquistare anche dal mio sito, ma si trovano anche tutti gli eventi, si trovano dei video tratti dagli eventi e anche le varie interviste online, ci sarà poi in futuro anche questa che stiamo facendo ora, ovviamente. E anche stampa e quant'altro. Poi ho una pagina, ho due pagine Facebook, veramente la principale che è Stefano Conti, scrittore, e poi una seconda legata proprio a questo nuovo romanzo, e quindi la pagina si chiama Seguimi se vuoi. Anche su Instagram sono presente, sempre come Stefano Conti, scrittore, quindi credo che tutti possano seguirmi nelle varie piattaforme e ovviamente anche contattarmi direttamente da Una cosa anche che mi è piaciuta molto sono i trailer dei libri, perché sono veramente belli e vi consiglio di guardarli perché fanno venire voglia di leggerli. Sì, ho anche un canale YouTube che è sempre Stefano Conti Scrittore dove trovate questi video, altrimenti li trovate sempre sul mio sito internet, nella sezione book trailer, appunto ci sono due video di 2 o 3 minuti che danno un'idea breve sia di Io sono l'imperatore e Seguimi se vuoi, ma in una maniera originale, come fossero i trailer di un film giallo che uscì al cinema. Sì. E poi adesso controllo un attimo i commenti che vedo se per caso ci sono Anche delle ci sono delle domande. domande, ben bene, insomma, mi fa piacere. Poi ovviamente, ripeto, mi potete contattare anche dal mio canale Facebook o sul mio sito internet. Allora, saluto Elisa, ciao Elisa. E poi Alessandro chiede, alla tua esperienza, c'è qualche scrittore tipo di gialli che ti ha ispirato? Allora, prima ho citato Dan Brown. Dan Brown mi ha ispirato in positivo e in negativo, cioè nel senso che mi è piaciuto il suo modo, no? Se avete
presente il codice Da Vinci, anche i successivi, cioè di raccontare qualcosa legato alla storia di varie epoche in una maniera però veramente che prende tutti, ci hanno anche tratto appunto dei film. Quindi da una parte volevo fare la stessa cosa, quindi far muovere il protagonista in luoghi archeologici, misteriosi, eccetera, con un enigma appunto legato alla storia. Dall'altra però volevo un po' distanziarmi da alcune cose, nel senso che spesso non solo lui, ma scrittori americani tendono a trattare la storia come una leggenda, insomma, io essendo di professione storico volevo che tutte le basi storiche su cui mi sono basato sono reali, per cui così è, la trama è di fantasia, il protagonista si muove appunto diciamo liberamente, ma tutti gli agganci storici sono basati su mie ricerche, in biblioteche, nei siti di cui parlo, durate veramente a lungo, proprio perché volevo che la fondatezza storica rimanesse sempre evidente, quindi che fosse da una parte in quella maniera, ma dall'altra, insomma, ecco, la storia è per me bella, importante, non va tradita. Ed è anche il motivo per cui non ho fatto un romanzo storico. Sono ambientato ai nostri giorni perché fare un romanzo storico in teoria è falsare la storia, raccontare qualcosa successo nel passato che in realtà non è successo. E invece, mantenendo il romanzo ai nostri giorni, i protagonisti, ripeto, si possono muovere liberamente, però mantenendo appunto questi legami storici invece. Poi Elisa chiedeva di scrivere qui nei commenti tutti i tuoi, nel senso l'indirizzo del sito, le tue pagine, così le possono andare a vedere. Io se lo vuoi fare tu ora, se no mi diventa difficile. Comunque è veramente semplice perché diciamo su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, ci sono comunque Stefano Conti, scrittore. Invece il mio sito internet è stefanoconti.org. Se fai punto it è uno che vende le camicie, non sono io, è punto org, stefanoconti.org. Beh, E dopo li ripeto, con scrivo comunque. su tutti i miei canali trovate appunto tutte le notizie, tutti i miei. Dopo comunque li scrivo comunque nei commenti, così chi vuole andare a vederli sa dove trovare. E poi ti chiedo, prima di concludere, ci terrei che facessi un'altra lettura sempre dal libro. Molto volentieri, io mi piace in qualche maniera ricordare dei passi del libro, soprattutto alcuni più divertenti e ironici, e anche alcuni in cui sono più coinvolto in prima persona, visto prima quello che si diceva, cioè che dietro a Francesco Speri ci sono io. Bene, per me è stato un modo anche per infilare in mezzo alla trama, non ci sono solo viaggi, avventure, gialli, omicidi, eccetera, ci sono anche dei momenti di riflessione. Come vi dicevo, è scritto in prima persona da Francesco come fosse una sorta di diario e dei ricordi di Francesco, dell'infanzia, dell'adolescenza, eccetera, che in realtà in buona parte sono tutti i miei ricordi reali. Quindi quello che vi voglio leggere è proprio una storia vera che magari sembrerà un po' originale, ma è realmente quello che mi è successo ormai appunto da adolescente. Io ero timidissima, anche Francesco Speri è molto timido nel romanzo, e quindi questo è un racconto breve che è un ricordo personale. Raffaella è stata la mia prima non ragazza. Avevo 14 anni, esperienza zero, timidezza mille. Anche lei si era iscritta al mio corso collettivo di tennis. Rimanevo estasiato a vederla correre da un lato all'altro del campo, tanto da seguire più i suoi movimenti che le palle che mi lanciava il maestro. Durante la lezione non c'era tempo, ma cercavo di essere sempre vicino nel breve tragitto dai campi al parcheggio, dove le rispettive madri ci aspettavano per riportarci a casa con la doccia. A volte sua madre tardava, ma purtroppo la mia era sempre lì, mai un minuto in ritardo. Massimo 2 minuti in cui
dal semplice ciao, ci rivediamo a lezione dopodomani, ero arrivato a chiedergli se il sabato passeggiasse per il corso oppure se la sera di solito cenasse. Si capiva che erano velati inviti? Non so, di certo lei non l'aveva intuito. Vedendo che a parole più di tanto non andavo avanti, avevo maturato un piano di attacco. Usciti dal cancelletto del campo, l'avrei fermata, presa per un fianco e baciata. L'idea c'era, la voglia pure, il coraggio latitava. Ogni volta cercavo il modo di mettermi di fronte a lei, quasi a sbarrarle il viale verso il parcheggio. E lei non fuggiva. Probabilmente era pronta a baciarmi. E io ero lì, pronto, quasi pronto. Il venerdì era l'ultimo giorno del corso. Non l'avrei rivista fino a dopo l'estate. Ero carico, mi ero imposto di baciarla a ogni costo. Non pensavo ad altro durante la lezione. Ogni colpo che sferravo pregustavo quell'attimo. Fu così che durante un dritto eseguito con troppa forza, non fermai il movimento e mi colpì con la racchetta sul labbro inferiore. Alla fine della lezione, al momento del fatidico bacio, avevo un fazzoletto che tamponava il sanguinamento, quindi niente bacio. Ebbi quantomeno la forza di invitarla a uscire per una passeggiata il giorno dopo. Facemmo 10 vasche per il corso, c'era troppa gente. Fu lei a propormi di andare sul viale lungo il porto, più isolato. Ci sedemmo su una panchina. Con la punta della lingua mi assicurai che la ferita del giorno prima ormai fosse rimarginata. L'avevo coperta con 1 chilo di burro cacao soffocato. Lei mi guardava. Io, timido più che mai, guardavo le navi in partenza, la statua di Traiano, tutto tranne lei. Incredibilmente fu lei a prendere l'iniziativa. Mi disse: sai, io non ho un ragazzo. Seguì una pausa infinita. Poi Raffaella chiese: e tu? No, neanch'io ho un ragazzo. Dissi proprio così, un ragazzo. Mi sarei voluto sotterrare. Ripresi di corsa l'autobus per andare a casa. Ve l'ho detto, Raffaella è stata la mia prima non ragazza. Grazie mille anche per questa lettura, veramente me lo ricordavo questo pezzo, molto carino e divertente, fa capire anche l'umiltà del personaggio, anche il fatto che lo rende comune, come in tutti noi ci possiamo identificare lui, insomma. Sì, lo diciamo prima, una cosa che può capitare a tutti, che effettivamente mi è capitata. Quindi. Bene, io per concludere volevo farti tantissimi complimenti per i libri e io li consiglio veramente per tutti perché sono libri dove c'è il mistero, c'è il bello del giallo, c'è la storia d'amore, c'è la passione per la storia, c'è veramente un po' di tutto, si può imparare qualcosa, vedere un sacco di posti, c'è anche un po' di avventure perché è un continuo viaggio alla ricerca di verità storiche che non sono conosciute. E soprattutto, secondo me, il bello di questi libri è che ci riportano il fascino della storia. Quante volte purtroppo a causa della, probabilmente anche con la scuola, li vediamo la storia solo come qualcosa di noioso, di pesante. Mentre qui, con tutte queste indagini sugli enigmi da scoprire, credo che la renda di nuovo qualcosa di interessante e potrebbe far venire voglia a chi li legge di saperne di più. E questo veramente li rende dà molto valore a questi libri. E vorrei far di nuovo vedere entrambi i libri. Cioè, allora, io sono l'imperatore e seguimi se vuoi, entrambi pubblicati da Affinità Elettive.
sono entrambi disponibili in libreria. Noi siamo a Spilamberto in via San Giovanni numero 12. Potete anche contattarci al numero 059-2270-030 e siamo sempre disponibili per consegne a domicilio e spedizioni. E quindi io ringrazio tanto te, Stefano, per la disponibilità. È stato un piacere incontrarti, anche se solo virtualmente, e conoscere un po' meglio la tua storia e i tuoi libri. Grazie a te per l'invito, per l'intervista, per le belle parole sui miei libri e ci incontreremo presto di persona perché verrò appunto in libreria e organizzeremo questo incontro all'aperto quest'estate. Quindi sarò presto lì. Grazie ancora. Certo, grazie a te, non vedo l'ora di incontrarci di persona e fare questo incontro in presenza. Ok, e grazie di nuovo a te e grazie a tutti voi che ci avete seguiti e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti, a presto. Ciao a tutti, ciao ciao.